Buonasera amici di Tripotetos, siamo alla nuova creatura di Franco Pepe, Proxima, la nuova pizzeria. Andiamo subito a vedere come si mangia. Guardate qua che bello, in quel di Lavello. Tavolo 27 e 12, non mi dico buonasera, accompagni, prego. L'acqua di sciolo pizzante. Questa è la sala. È una delle sale, Benvenuti. Grazie. C'è il QR qui, lo inquadrate e potete leggere il menù. Grazie. Prego, a voi. A breve ci vediamo. Acqua San Pellegrino, l'acqua degli stellati. Immancabile. Ah, vedete? Col QR code. Proxima, Franco Pepe. Allora, abbiamo preso una letterata che c'è del sedano cotto nel ghiaccio, poi c'è cipolla d'alife, tonno, mozzarella di bufala e non ricordo cos'altro. A te cos'è? Cosa c'è? Pomodori gialli, pomodori secchi, parmigiano e mozzarella. Com'è? Non è piccolo. Assaggia. Il pomodoro è un po' acido, ma ci sta benissimo. È leggermente acido. Cioè, è voluto, secondo te? Sì. Ci sta bene con il parmigiano. Grana. Con la grana. E il pomodoro secco? Com'è il pomodoro secco? Buono. Calloso, appunto, giusto. Allora. La pizza si sente il sedano che è dolce. Il tonno. La crema di cipolla d'alife che si sposa benissimo. L'alveolatura non è pronunciatissima, quindi non è un'altissima idratazione, ma l'impasto è veramente leggero. Non so se è il primo al mondo, ma sicuramente merita di stare in alto. Mi mangio tutto, l'alveolo è molto strutturato anche qui. Comunque la struttura di questa pizza è impressionante. Veramente veramente tanta roba. Com'è quella con la cipolla? Buona. C'è un giusto contrasto dolce salato. Personalmente dopo un po' mi infastidiva, però l'altra sua invece era molto molto buona. A chi piace sul dolce, cioè va molto bene. È da pizza per me, poi non ce l'ho fatta. Buone comunque, veramente tanta roba. Ma bellissimo, guarda qua. E prego, signori. Grazie. Questo è il tiramisù, che per chi non vuole i fritti c'è il tiramisù stellato del Don Alfonso. E questa c'è una crisomola, che è un tranche di pizza fritta con glassa di ricotta di bufala, al zest di limone, menta, granella di nocciole e marmellata di albicocche del Vesuvio. Poi c'è un'altra polverina marroncina che non mi ricordo. Andiamo subito ad assaggiare. Guardate che alveolatura, no? La prova, sentite il crunch. Guardate che bello. Marmellata è buonissima, pizza asciuttissima, nocciola che si sposa bene, la ricotta di bufala col limone che va proprio benissimo. Madonna, è buonissima. Per me è la cosa più buona della serata. Lasciamene un pezzo. Proxima di Franco Pepe è assolutamente promosso, intanto perché sono sapori nuovi che non trovate ovunque, perché il costo è giusto e perché il trattamento è del 5 stelle di San Barbato. Quindi al prossimo video e venite a Proxima a Lavello. A
prossima.